E incontro Michele Condorelli, che dell'associazione è diciamo, liberi il fondatore. Di essere liberi. Raccontamelo sì. Un attimo. Quindi l'associazione Liberi di essere liberi è formata da un'equipe di professionisti dediti alla prevenzione delle dipendenze patologiche e dei disturbi del comportamento. Prevenzione che viene intrapresa non solo attraverso la sensibilizzazione, quindi l'informazione sulle problematiche, ma anche e soprattutto attraverso un programma di formazione alla prevenzione, che include appunto attraverso le tecniche dell'empowerment, i principi dell'educazione emotiva, potenziare quelle abilità sociali nei ragazzi, nella persona, che le permetteranno di integrarsi più facilmente all'interno dei contesti sociali. Abbiamo fatto diversi passaggi e seguita dopo la giornata del 26 giugno, la giornata del 14 luglio all'IPM, una giornata dedicata allo sport. Adesso ci ritroviamo ad ottobre ad intraprendere nuovamente quelle attività che erano rimaste in sospese nella stagione estiva. E quindi c'è stata una giornata giovedì scorso dove ci siamo dedicati appunto alla ripresa, come ti dicevo, delle attività, e abbiamo fatto un giorno di formazione in sinergia con il CERT, con l'associazione Liberi di essere liberi, e abbiamo pensato alla redazione di alcuni manuali che sono stati distribuiti nella stessa giornata e che ci prefiggiamo di presentare anche all'interno delle scuole e delle altre associazioni. Senti, questa è una di quelle occasioni in cui la politica, le associazioni e vari pezzi, segmenti della società si mettono insieme per un fine, no? Come sta camminando questo sincronismo fra i vari pezzi? Sì, diciamo che le dinamiche si muovono con cautela, perlomeno per l'ambiente che ho incontrato qui. Io ho esperienza anche all'estero, in Spagna, e lì devo dire che le sinergie, cioè, soprattutto c'è più fiducia. Qui insomma dobbiamo spingere di più la fiducia alla collaborazione, alla cooperazione, non verso la competitività. La realtà qui è molto più competitiva che cooperativa, e questa è una cosa che le abilità sociali appunto devono riuscire a far sì che si superi.